Ciao a tutti, benvenuti qui su questo nuovo video di F1 2019. Come saprete, abbiamo concluso il campionato di Formula 2. Abbiamo concluso del tutto, non senza problemi, perché abbiamo fatto una marea di. Avevo avuto una marea di problemi di schermate blu durante l'ultima gara, che l'avrò ripetuto tipo 7 volte. Fra l'altro, la gara di Abu Dhabi l'avrò ripetuta tipo 7 volte adesso, e mi toccherà rifarla un'altra volta ancora, perché all'inizio della modalità carriera, negli spezzoni di gara con la Formula 2, c'è proprio l'ultima gara di Abu Dhabi. Quindi praticamente farò 8 gare di Abu Dhabi di Formula 2 nel giro di 2 giorni, proprio sì. Molto bene. E niente, quindi abbiamo finito adesso la stagione completa di Formula 2, che secondo me doveva essere implementata per intero già nella modalità carriera e non come campionato separato, anche perché facendola così come campionato separato non ci ha fatto correre col nostro nome. Abbiamo fatto tutta la stagione col nome Arion Meini, che vabbè, adesso ormai mi sono abituato, mi sta anche simpatico questo nome, quindi anche le fattezze del pilota indiano, dai, alla fine l'ho preso un po' in simpatia, però lì all'inizio ero deluso, cavolo, non mi fai neanche correre col mio nome. Quindi se era nella modalità carriera vera e propria questo problema non c'era, avrei corso già subito col mio nome. Ma bando alle ciance, è ora di cominciare la modalità carriera, finalmente. Guardate Vettel com'è arrabbiato, guardate la faccia di Vettel com'è arrabbiata, è arrabbiato che abbiamo trascurato la modalità carriera per tutto questo tempo. C'è uno sguardo veramente assassino, tipo adesso che arrivi, adesso che vieni in pista con me ti butto fuori, adesso te la faccio pagare per non aver giocato da subito la modalità carriera. Che andiamo a iniziare proprio in questo momento. Non ho mai cliccato, non ho mai neanche cliccato neanche per vedere, per curiosità, cosa succede quando clicchi, quindi vediamo un po'. La tua carriera in Formula 1 2019 inizierà scegliendo una scuderia di Formula 2. Correndo per questa scuderia vivrai alcuni dei momenti chiave di una stagione di Formula 2, un campionato carico di emozioni, ma anche un trampolino di lancio verso la Formula 1. Alla conclusione del campionato cadetto, le scuderie di Formula 1 ti offriranno dei contratti, i cui termini dipenderanno dalla scuola di piloti scelta e dalle prestazioni ottenute in Formula 2. Potrai quindi iniziare la tua carriera in Formula 1 e scrivere il tuo nome nella storia dei motori. Molto bene, sì, chiaramente dobbiamo iniziare i tre spezzoni della stagione di Formula 2. Per chi non lo volesse fare, volesse saltare subito sulla Formula 1, c'è anche l'opzione di saltare il campionato cadetto, quindi salti il campionato e vai direttamente in Formula 1 senza neanche degnare di uno sguardo alla Formula 2. Noi facciamo finta che abbiamo disputato chiaramente il campionato intero di Formula 2nel 2017, facciamo finta che quello è il campionato di 2017. Adesso siamo alla nostra seconda stagione in Formula 2 e facciamo che il Team Trident ci ha confermato, quindi resteremo con il Team Trident. Vi ricordate quando ci siamo schiantati contro il nostro compagno di squadra Lorandi in Ungheria, che non ci ha dato spazio, e io ho detto a fine gara andrò dal boss Maurizio Salvadori, il boss del Team Trident, gli dirò di licenziare il buon Lorandi, perché così non ci si comporta fra compagni di squadra. Ebbene, mi sa proprio che Maurizio Salvadori lo licenzia, perché qui ci ritroveremo, come vedremo, ci ritroveremo un nuovo compagno di squadra. Chiaramente non ho ancora mai giocato alla modalità carriera, ma queste sono informazioni che io so perché ho visto video di altri youtuber che hanno iniziato la modalità carriera al day one, fregandosene di provare un campionato in Formula 2, quindi so quello che mi aspetta, diciamo. E molto bene, quindi ancora Trident. No, ho scelto la Arden. No, ok, ho scelto la Trident. E iniziamo questo campionato. Qui, ok, c'è da scegliere l'Accademia Piloti. E praticamente scegliendo un'Accademia Piloti avrai una reputazione più alta per quanto riguarda i team che tu hai selezionato. Ad esempio qui l'Accademia Piloti Mercedes, che chiaramente va a contenere i tre team che hanno motore Mercedes. Se tu scegli questa accademia, dopo le tue gare in Formula 2 avrai una maggiore reputazione presso questi tre team che hanno motore Mercedes. Chiaramente c'è l'Accademia Mercedes, c'è l'Accademia Ferrari, con chiaramente la Ferrari, la Haas e l'Alfa Romeo, le squadre a motore Ferrari. C'è l'Accademia Piloti Red Bull, quindi ovviamente Red Bull e Toro Rosso. Accademia Piloti Renault, poverina, da sola.
Accademia Piloti McLaren da sola, anche la McLaren, e infine nessuna. Io direi che già il sistema di reputazione è un po' troppo semplice da scalare. Almeno su F1 2018 bastava che facevi 3-4 gare positive e ti trovi già la reputazione al massimo, già con tutte le squadre. Quindi, siccome è troppo facile aumentare di reputazione, io scelgo la via più difficile. Sono un pilota senza raccomandazioni, sono un pilota senza sponsor, senza niente, e quindi nessuna. Non ho nessuna accademia piloti, non avrò nessun bonus con nessuna squadra. E andiamo a iniziare la nostra carriera, sperando che ci faccia andare a scegliere le impostazioni varie di difficoltà, perché fino adesso non mi ha ancora chiesto niente. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, qualifiche complete. Giro di formazione sì, distanza gara 100%. Ah, ok, prova libera non te le fa modificare, però te le ha modificate automaticamente quando tu hai messo la distanza gara al 100%. Giro di formazione no. Giro di formazione no, perché me ne sono accorto in Ungheria e in gara 1. E ho visto anche da altre parti, letto da altre parti, che se tu fai il giro di formazione, lo fai tutto, ti ritrovi poi all'inizio della gara con veramente le gomme che sono già consumatissime. Ti ritrovi al primo giro che le gomme hanno già il 10% di usura. E quindi chiaramente il giro di formazione lo vado a disattivare, perché non mi voglio trovare le gomme già finite, già nel momento in cui parto. Attiva la modalità carriera pro, che non sarà altro che la modalità carriera con le difficoltà al massimo, senza flashback e tutto quanto. Ma noi ce l'andiamo a fare customizzata. Flashback no. Regola del parco chiuso sì. Danno veicolo simulazione, che è il massimo. Safety car sì. Regolamento bandiere sì. Severità taglio di curva normale, perché rigoroso è stupido. Rigoroso ti sanziona anche. A volte ti sanziona anche quando neanche esci dalla pista. Tempo limite, interviste con la stampa. Qui ci diamo più tempo limite, no, abbiamo tutto il tempo per pensarci. E aiuti di guida chiaramente dovrebbero essere impostati come erano impostati in Formula 2. Elite, no, 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 tutto manuale, perfetto. Mentre la difficoltà la lasciamo per adesso a 102, così come era nel campionato di Formula 2. Un livello di difficoltà che direi che si addice più o meno al nostro ritmo. I piloti bene o male andavano quanto noi, quindi io direi che è un livello che riflette in maniera abbastanza fedele le mie reali capacità. Poi è chiaro, se vedo che sono troppo veloce, chiaramente la alzo, chiaramente. Ebbene, andiamo ad avviare quella che probabilmente sarà la prima sessione e il primo spezzone di gara per quanto riguarda la Formula 2. La terza gara del campionato Formula 2 2018 ha messo di fronte Enger Coyote a una difficile scelta. Sì, Enger Coyote è il nome che ho scelto io, poi dopo vi spiego il motivo. Dimostrare l'attaccamento alla squadra cedendo la posizione al proprio compagno Lucas Weber. E poi non l'ho letto. Più tardi nel video vi spiegherò il motivo del mio nome, ma non c'è un motivo, ve lo anticipo già adesso. Il nuovo pilota Trident è saldamente in testa. Nuovo, ci ha fatto una stagione con la Trident, questa è la seconda stagione. Devon Butler non vuole darsi per vinto. I due continuano a lottare testa a testa in queste prime gare di campionato. Ma qualcosa non va, Butler cerca di approfittarne, forse è un guasto meccanico. Sta riprendendo velocità, resta il dubbio sulla natura del problema. Riuscirà a finire la gara? Sembra essere un problema del turbo. Hai una velocità di punta ridotta, ma sei quasi al traguardo. Puoi ancora lottare per raccogliere punti. Avanti, non arrenderti. Fa del tuo meglio, siamo tutti con te ora. Ok, scenario numero 1, siamo catapultati nel Gran Premio di Spagna, negli ultimi giri abbiamo un problema alla macchina, perdiamo il controllo in questo momento, abbiamo un problema alla macchina che ci dà poca potenza, un problema al turbo che limita di tanto la potenza del nostro motore. Ok, ho capito, passa, passa, compagno, passa, io a differenza di Lorandi sono un buon compagno di squadra, sono leale. E lascio passare il mio compagno di squadra.
non sono come Alessio Lorandi, abbiamo fatto passare il nostro nuovo compagno di squadra. Bene, ho lasciato passare il mio compagno di squadra Lucas Webber, che si sta giocando anche insomma nella top 5, sta andando forte, tutta un'altra musica rispetto ad Alessio Lorandi, rischia di raccogliere solo in questa gara più punti di quanti Lorandi ne abbia raccolti in tutto il campionato. Il nostro compagno di squadra Lucas Webber ci ha sopravanzato, ormai ci ha guadagnato parecchio, il nostro team ci ha chiesto gentilmente di farlo passare perché noi abbiamo problemi tecnici. Sì, non è realistico che siamo al 35esimo giro di gara e ho le gomme completamente nuove. Webber 31.8 giro record, noi 34.1. Sì, abbiamo problemi chiaramente. Se io chiedo all'ingegnere, allora le gomme non sembrano molto usurate, dovrebbero durare ancora parecchio, assicurati di gestirle come si deve. Ingegnere della Trident è un mito. Ho problemi al motore, ho problemi al turbo, gli chiedo condizioni veicolo e lui mi parla delle gomme quando c'ho il turbo che ha problemi. Vabbè, abbastanza facile comunque tenere dietro gli avversari, pensavo di avere un deficit di potenza molto più grande. Infine penso che non avrò problemi a confermare questa sesta posizione. Il motivo del nome Angel Coyote praticamente non lo so neanch'io. Sin da bambino, tanto che faccio una curva tutta in drift, sin da bambino in tutti i giochi di guida in cui c'era da inserire un nome mettevo sempre Coyote, Angel Coyote, così Angel è un nome che mi sono inventato così dal nulla, e capirete il mio stupore quando poi ho scoperto che il nome Angel esiste davvero, nel senso che ci sono davvero delle persone che si chiamano Angel. Fortunatamente non c'è nessuno che si chiama Coyote di cognome, fortunatamente. Però il nome l'ho inventato a caso, il nome Anger esiste davvero, è veramente un nome proprio di persona. E niente, lo uso sempre. Mi piace. Finalmente non ho il nome Arion Mani, finalmente. Poi certo, c'è scritto Coyote, insomma forse era un po' più dignitoso Mani come nome, ma va bene. Il nostro compagno di squadra Lucas Webber ha fatto giro record, ci ha distanziato ed era in quinta posizione. Attenzione, Markelov si infila Markelov, wow, e c'è anche il DRS. Attenzione, perché giustamente non è il setup strambo, è un setup di stock qui, ecco perché la macchina non, a parte il motore, non si comporta in maniera ottimale, perché il setup è un setup stock praticamente. Intanto Devon Butler va a vincere, pilota della Carlin, credo, personaggio fittizio insieme a Lucas Webber, il nostro grande rivale, e noi arriviamo in sesta posizione. Bel lavoro e buon piazzamento, hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Ogni possibile crisi a mente lucida. È una capacità di adattamento. Latifi che esulta per il decimo posto. Questa vittoria è solo l'inizio. Quindi Devon Butler vince e terzo arriva Lando Norris, credo. Quindi Devon Butler ha preso il posto di Sergio Secchi Camara e non di Lando Norris. Ok, Devon Butler ha vinto con Albon secondo, Norris terzo, poi Russell, il nostro compagno di squadra Lucas Webber quinto, ha fatto 12 punti contando anche i due del giro record. Lorandi, nella stagione intera di Formula 2 che abbiamo giocato prima, ha fatto 7 punti tutto il campionato. Noi arriviamo sesti, Markelov settimo, Aitken ottavo, De Vries nono, Latifi decimo, poi via tutti gli altri. E andiamo a vedere intanto la posizione di classifica di campionato, dove chiaramente il campionato è stato simulato. Noi abbiamo corso soltanto questa spezzone di gara qui in Spagna, quindi tutti gli altri risultati sono completamente simulati. Butler che ha 80, Webber che ha 53, noi che abbiamo fatto 48 punti, tutto simulato, non abbiamo corso realmente tutte le gare fino a questo momento. Andiamo un po' a vedere se c'è qualche posizione di campionato interessante. C'è Russell che è solamente sesto con solo 39 punti,
Debris anche molto indietro, solo a 19. Fuoco e Deletra molto male, hanno solo 7-6 punti. E Gelael e Nico Cari sono a quota 0. Classifica squadre: Carlin prima, noi la Trident seconda, Dams, Arthur, Shantime. Sì, la MP Motorsport è sempre ultimissima, quindi bene o male le posizioni di campionato sono simili, di questo campionato simulato, tra virgolette, sono simili a quelle che abbiamo avuto modo di vedere nel vero campionato completo che abbiamo giocato in precedenza. Molto bene, avanziamo, andiamo nel prossimo evento. Ah, c'è l'intervista, è vero. Rapporti con la stampa. I piloti di Formula 1 ricevono grande attenzione dalla stampa. Io sono pilota di Formula 2 adesso, comunque, vabbè. E il rapporto con i giornalisti può influire su diversi aspetti della tua carriera. Puoi ricevere richieste di interviste dopo ogni sessione del weekend in base al tuo comportamento in pista e ai risultati ottenuti. Le risposte fornite nelle interviste influiscono sulla tua reputazione presso la scuderia di appartenenza e quelle rivali, incidono sul morale del reparto di ricerca e sviluppo e definiscono la tua immagine di pilota sportivo o spettacolare. Soppesa ogni dichiarazione, soppesa, la prima volta che vedo questo verbo, soppesa ogni dichiarazione, ma non troppo a lungo perché dovrà rispondere entro un tempo limite che noi abbiamo disabilitato per leggerci domande e risposte con calma. Se rifiuterai di lasciare un commento, rischierai di indispettire i giornalisti che ti rivolgeranno domande sempre più scomode nelle interviste successive. Eccoti, gara entusiasmante. Che ti piaccia o no, sei molto popolare, quindi ti ho trovato un'intervista veloce. Ok, qui siamo pronti. Un minuto. Ricorda, tutto ciò che riveli alla stampa diventa di pubblico dominio. Quindi, con calma, concentrati sulle parole e pensa a come le interpreteranno, ok? Siamo pronti. Bene. Sai, Emma continua a ripetermi che questo sarà il tuo anno. Se è così, preparati a infinite interviste. L'importante è essere se stessi. Rispondi alle mie domande e andrà tutto bene. Ok? Mettiti qui. Voltati un po' da questa parte. Perfetto. Ci sei? Gara Il vincente, cameraman di giusto? F1 2018 era decisamente più affascinante, questo qui è un È vecchio. il tuo terzo weekend con Lucas. Come vi state trovando? Una domanda sul nostro rapporto con Lucas Webber, il nostro compagno di squadra. Direi che ci stiamo trovando bene, perché dai, l'abbiamo fatto passare anche qui in Spagna, lui ci ringrazia, dai no, abbiamo una bella intesa. Vediamo un po' le risposte, non ho bisogno di trovarmi con nessuno, da professionista penso solo al mio lavoro, oppure tra di noi va tutto bene, credo che nel corso della stagione troveremo l'intesa, oppure il team sta lavorando bene, è un piacere correre con un pilota eccezionale come Lucas Webber. Direi la seconda opzione, tra di noi va tutto bene, credo che nel corso della stagione troveremo l'intesa. Dai, non facciamo troppo i lecca cosi con Lucas Webber, il pilota eccezionale. Iniziamo un po' sul pragmatico. Cosa hai provato quando ti hanno chiesto di lasciare la posizione a Lucas? Vediamo un po', sì, quando chiaramente noi avevamo problemi alla macchina, ci hanno chiesto di fare passare il nostro compagno di squadra. Vediamo un po' cosa possiamo rispondere. Lucas Webber era ovviamente più veloce di me, rischiavo solo di frenarlo, giusto? Ormai è andata, il team pensava che Lucas Webber fosse più veloce e ha fatto questa scelta. È stata la decisione giusta, siamo una squadra e a volte deve contare la volontà della scuderia. La cosa più logica era prima, era chiaramente più veloce di me, perché avevo un problema tecnico e rischiavo solo di rallentarlo, direi proprio che è la prima, la risposta più pertinente. Ottimo, ed è tutto. Molto bene. Adesso andiamo a iniziare quindi il nostro secondo spezzone di gara. Ah no, prima Ehi, c'è. senti, so che non è stato semplice lasciarmi passare, ma era giusto così. Hai fatto un buon lavoro. Già, penso anch'io sia andata così, amico. Buono, ma non ottimo. Uno su sei. Solo uno su sei va in Formula 1. Gli altri cinque si lasciano soffiare i punti dai compagni di scuderia appena dotati. È un peccato che tanti bravi piloti sacrifichino la carriera per la scuderia. È per le scuderie che siamo qui. Sì, ma siamo noi piloti a correre i rischi. Noi meritiamo una ricompensa. Hai mai vinto in Formula 1? Così pensa un vincente. E ricordami, tu quante gare di Formula 1 hai vinto? Aspetta e vedrai. Alla fine del campionato sarò io sul podio ad alzare la coppa e senza i regalini del mio compagno di scuderia. Ok, ci rinuncio. Pensa a quello che vuoi, ma per me è ancora presto. Allora, o lui è molto furbo o tu sei un furbo.
Credi che se fosse nella stessa situazione farebbe lo stesso per te? Comincia a pensare per te, nessuno lo farà. Certo che so, Devon Butler è peggio di Vegeta in quanto a orgoglio. Allora, la sesta gara è stata varia di soddisfazioni per Ranger Coyote. La sua monoposto ha perso l'alettone anteriore in seguito a un contatto causato di un'aura di Devon Butler. E il gioco si carica talmente velocemente che non riesco a leggere. Però siamo in Austria. E avremo un episodio con il nostro rivale Devon Butler. Poi in Austria li abbiamo avuti veramente questi duelli qua, nella stagione intera che abbiamo fatto. Rompiamo l'ala, ma che novità! Sai che se non l'abbiamo mai rotto così tanto noi, eh? Fino a romperlo così tutto non siamo mai arrivati. Sì, una delle tante volte che un avversario ci chiude la porta in faccia. C'era il semaforo rosso, fra l'altro, all'uscita della pit lane. C'era il semaforo rosso. Ok, prendiamo il comando della macchina. Siamo undicesimi, mi sa. Bene, siamo undicesimi con l'ala appena sostituita. Il setup ovviamente scrauso. Ok, è andata una penalità a Butler, ma non penso che riusciamo a recuperargli così tanto. Mancano 6 giri, questo più altri 5. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Abbiamo... Ah, Butler è ai box? Perché va ai box? A 5 giri dalla fine? Penalità la può scontare anche... Penalità la può scontare anche a fine gara sul tempo totale. O forse deve ancora fermarsi proprio che non ha fatto ancora la sosta. Ma tecnicamente 35 giri con un set di gomme non li fai. Andiamo un po' a vedere. Mi sembra diversa la guidabilità della macchina rispetto a come era nella modalità campionato. Forse perché chiaramente il setup è diverso. Ma mi sembra veramente molto diversa. Sembra anche quasi più stabile in accelerazione. C'è caso che questo setup scrauso così sia migliore di quelli che ho usato io in campionato. Ci sono 40 giri, quindi immagino che questa sia la gara 1. Quindi ci basta recuperare anche solo una posizione per andare nei punti. Fucsia, 1.16.3. Chiaramente non mi ricordo che tempi avevo fatto nella modalità campionato, sarebbe interessante fare un confronto. Però chissà se i 5 secondi di penalità li ha scontati nella sosta o li verranno aggiunti a fine gara. Secondo me li avrà scontati nella sosta. Però se ha fatto un pit stop di 5 secondi più lungo, allora perché c'è così tanto davanti? Allora comunque non quadra. Usciti meglio qui rispetto a Aitken. Vediamo se proviamo a infilarlo qui all'interno, come abbiamo fatto parecchi sorpassi nella gara della stagione completa. Aitken che non ci vede, ma cosa fa? Sei dietro Devon di 4 posizioni. Ci chiude Aitken, premo la solita finta che mi ha fatto anche in campionato, finta all'interno, poi all'esterno. Siamo finiti un po' larghi, ma non mi interessa, tu prima mi hai chiuso. Sarà interessante vedere se facciamo più punti nel campionato totale, il campionato completo, o in questo campionato qua. Dove molte gare, quasi tutte le gare vengono simulate. Al momento Devon è settimo. Sì, al momento è settimo, me lo ripeto ogni secondo. Sei all'ultimo giro. 3-1, 3-1. Perché c'era Makino che gli faceva da tappo e ora l'ha passato. Direi che il giapponese è irraggiungibile. Quindi Lando Norris vince. Ango, capito.
Chissà il nostro compagno di squadra Lucas Webber in che posizione si è andato a concludere. Spero che sia davanti a noi. E quindi andiamo a prenderci un decimo posto. Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto. Ma di buon di piazzamento. Come ti avevamo chiesto. Gara di domani. Molto bene, noi a quanto pare ci siamo qualificati quarti, secondo la simulazione della sessione che ha fatto il gioco. E eravamo in lotta forse per la vittoria, non lo so, con Devon Butler che partiva in pole, ci siamo toccati, abbiamo rotto l'ala, siamo stati costretti a un pit stop. Siamo rientrati undicesimi e abbiamo superato Aitken, andando a guadagnare la decima posizione facendo anche il giro record, che ci vale 2 punti aggiuntivi, quindi abbiamo fatto 3 punti. Con Norris che ha vinto, davanti a Ghiotto, Latifi, Debris, Markilov, Albon, Butler è arrivato 7° anche lui ha fatto una sosta in più. E il nostro compagno di squadra invece che fine ha fatto? Concluso solo 15°, partiva 3°, forse è stato buttato fuori da Butler anche lui, non ci è dato di saperlo. Andiamo a vedere la posizione in classifica, chiaramente fittizia, nel senso simulata. È la miseria. Che vede Butler a 199, ma come fa a essere 199 che siamo a inizio campionato qui? Cioè come farai ad avere 199 punti se sei neanche a metà stagione? Cioè, vabbè, 199 Butler, 176 noi, Norris 140, Webber 125, a meno 74, sì, ma non so che classifica è questa, perché c'è il doppio round in Bahrain, il doppio round a Baku, il doppio round in Spagna, il doppio round a Monaco e poi questo qui a Spielberg. Quindi qui a Spielberg sono la nona e la decima gara in campionato. 10 gare, fare 199 punti lui, 176 io. Come fai ad aver fatto così tanti punti in 10 gare? Cioè, potevano simularla un po' meglio. Potevano decisamente simularla. Sì, ciao, 339, 300, ma che punteggi sono questi? Sì, potevano simularla un po' meglio, questa classifica. Io volevo fare il confronto fra i punti della stagione intera che abbiamo fatto e i punti di questa stagione qui, ma non sussistono, perché quei punti sono dati completamente a caso. Ebbene, avanziamo e andiamo probabilmente all'intervista. Prova sfortunata oggi. Che cosa puoi dirci? L'incidente con Devon ti ha fatto perdere molto tempo. Il risultato finale ti ha deluso? Domanda chiaramente sull'incidente che abbiamo avuto con Butler. Vediamo un po' cosa possiamo rispondere. Sì, chiaro, ma ormai la gara è finisca e preferisco concentrarmi sulla prossima. Non so cosa ho letto. Ho detto la gara è finita, vabbè. Ovviamente le collisioni sono sempre un problema, ma il team ha reagito alla grande, si potrebbe dire questo. Devon Butler ha rimediato solo 5 secondi di penalità, è scandaloso. Non buttiamola così sullo scandalo. Sì, diciamo questa qui, le collisioni sono un problema, ma il team ha reagito alla grande. Facendomi un pit stop, dai, facciamo una dichiarazione di elogio per il nostro team, che aumenta la sportività. Pensavi di riuscire a riprenderti la posizione su Devon? Ma voilà. La distanza era enorme, ma se non ti arrendi può succedere di tutto. Sì, speravo di riuscire a raggiungerlo, ma il distacco era troppo. No, quando è successo ho capito subito che era un'impresa impossibile anche per me. Beh, la distanza era enorme, ma se non ti arrendi può succedere di tutto. Sì, perché dai, se dici che ti sei arreso appena sei rientrato in pista. Avete fatto incetta di punti ultimamente. Moody, mica tanto. C'è qualche chance di Cioè sì, abbiamo fatto 200 punti a metà campionato, non so come abbiamo fatto, ma non voglio fare pronostici, preferisco parlare direttamente in pista, questa potrebbe essere una buona dichiarazione per aumentare la spettacolarità. Stiamo sfruttando l'inerzia positiva delle ultime gare, una sensazione incredibile, i risultati rispecchiano il gran lavoro di tutta la squadra e direi che preferisco parlare in pista. Facciamo anche un commento che vada ad aumentare la spettacolarità. Ti ringrazio. Molto bene. Ora c'è, mi sa, la scenetta, la cutscene, come si chiama lì, la... Ehi, Devon, aspetta! Non ho roba da fare! Ehi, che ti salta in mente? Davvero?
Devo festeggiare la mia grande prestazione. Abbiamo visto che hai fatto. Ed è irresponsabile. Meritavi la bandiera nera. Invece no, non ho commesso infrazione. Ti sei messo sulla mia traiettoria. Impara a starmi alla larga. No, ci si poteva far male. Invece non è successo. Che cosa vuoi da me? Vorrei che la smettessi di creare situazioni pericolose. Ascolta, i contatti succedono, ok? Ho preso la penalità. Ho mantenuto la concentrazione, sono rimasto calmo e ho vinto. È così che si corre. Dovrei prostrarmi ogni volta che prendo un rischio. Vuoi fare il commissario di gara? Allora smetti di correre e cambia mestiere. Fino ad allora non ti devo. Devo. Non hai capito. Non è con me che dovresti scusarti. Senti, una volta che sei sul tracciato, devi pensare solo alla vittoria. È così che si corre. E comunque, nonostante la mia penalità, non sei riuscito a battermi. Per cui niente rancori, ok? Io non ne servo. Sorridi! Fantastico il doppiatore di Webber, la voce. Attenzione, Coyote e Butler sono giunti a pari punti all'ultima gara del campionato Formula 2 2018. Butler tuttavia in vantaggio in virtù del maggior numero di vittorie. Per questo Coyote deve finire davanti a Butler, immagino, per vincere il campionato. Siamo all'ultima gara della stagione. Ti sarà sufficiente chiudere con un piazzamento migliore di quello di Devon. Il campionato del mondo di F2 sarà tuo. In bocca al lupo. Molto bene, siamo qui arrivati quindi all'ultima gara di campionato, è la gara 2 dell'evento, chiaramente dell'evento di Abu Dhabi. Direi che visto che la gara 2 di Abu Dhabi l'ho fatta tipo 7 volte oggi, perché con tutte le schermate blu che ho avuto quando ho finito appunto la stagione completa di Formula 2, direi che andare a farmi per l'ottava volta la gara 2 di Abu Dhabi, diciamo che forse meglio domani. Contando anche che poi il video verrebbe molto lungo, contando che in questo video ci sono già gli altri due spezzoni di gara, diciamo gli altri due eventi della modalità carriera, direi che ci salutiamo e che andrò a fare questa ultima gara decisiva per il campionato di Formula 2, l'andrò a fare in un video a parte, perché sennò verrebbe fuori un video veramente troppo lungo. Quindi ci salutiamo.